FGFI, iscrivetevi al canale. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, io devo ringraziarvi perché i vostri commenti, che condivido o meno, ma comunque che aiutano a discutere, aiutano anche a elaborare il pensiero. E io ho elaborato questa teoria. Allora, partiamo dal presente, per poi andare nella storia, perché la storia ha un solo scopo: aiuta a capire i responsabili di determinati eventi che si ripetono. Presente. Il presente è che in questo momento alla Juventus c'è Allegri e Calvo nella parte sportiva. Non c'è più nessuno. Quindi la domanda è: chi esonera Allegri? Elkan? A Elkan Allegri va benissimo, solo avrebbe esonerato a novembre. Calvo? Calvo è un uomo di Elkan, fa quello che dice Elkan. Quindi Allegri si può esonerare solo da solo. Giusto? Veniamo alla storia. Allora, nel 2006 Elkan era come oggi il proprietario della Juventus, ma i veri proprietari, quelli che la gestivano, erano Moggio e Giraldo, che a lui non piacevano, perché gli avevano messo in testa, da un lato, che non erano, che si stavano prendendo la Juventus dalla famiglia, e lui, a lui questo non andava, e dall'altro perché si era convinto che Moggio e Giraldo non stessero operando bene. Nel 2006, prima di Calciopoli, la Juventus credo avesse la rosa migliore d'Europa, anche se non vinceva un cazzo, ma credo che avesse, se non la migliore, tra le prime tre migliori rose d'Europa. È storia che il signor Elkan chiese alla team di Tronchetti Provera di intercettare Moggio e Giraldo. Le intercettazioni furono fatte dalla team e date alla Procura Federale, poi alla Procura della Repubblica, perché furono ordinate da Elkan alla team. Questa è storia. E quando scoppiò lo scandalo in primo grado, furono condannate la Serie B, Juve, Lazio e Fiorentina, e il Milan una penalizzazione di 45 punti, che è Serie B praticamente. In secondo grado, l'unica che non si difese e andò in Serie B fu la Juventus. Ed è lui così, grazie all'aiuto di Tronchetti Provera. A proposito, in quel periodo ci fu un contratto di fornitura di pneumatici Pirelli, sempre Tronchetti Provera, tra Fiat e Pirelli, della durata di 6 anni. Dopo 6 anni la Juventus vinse, quando finì questo contratto, vinse il primo scudetto dell'era Agnelli. Comunque, finita questa vicenda, la Juventus va in B. E ci troviamo, come ci siamo trovati oggi Ferrero e Scannavino, noi ci trovammo due che non avevamo mai sentito, Cobolli Gigli e Blanc, che poi chiamarono il povero Alessio Secco, che era direttore sportivo di 25 anni, poveretto, voglio dire, insomma, a fare qualcosa. Andiamo in Serie B e dominiamo in maniera assoluta, grazie a un Deschamps già bravo all'epoca, la Serie B. Deschamps era troppo bravo. Deschamps era troppo bravo. Inspiegabilmente, dopo quel campionato, Deschamps se ne va via. Non si è mai capito perché. Io lo so, perché per Elkan era troppo bravo, perché Elkan, che è nato negli Stati Uniti, che è un americano, non è un appassionato di calcio, non è un appassionato di Juventus, sapeva, gli avevano fatto capire che le società di calcio in Italia non fanno soldi ma ce li rimettono, e quindi ad Elkan di acquistare di nuovo, diciamo, potere, non gliene fregava un cazzo. È inutile che mi state a contraddire, è la storia della Juventus. Quindi chiamano Ranieri in Serie A. Con tutto che arriva Ranieri, gli stava per riuscire il miracolo che fece con Leicester. La Juventus rischiò di vincere lo scudetto quell'anno, il primo anno in Serie A. Perché la rosa della Juventus,
che veniva dalla Serie B era comunque una rosa che dava in testa ancora a tante squadre di vertice. Poi mandarono via Ranieri, perché era troppo bravo anche lui. Ranieri conquistò un secondo posto, un terzo posto. Non è che, non voglio dire, Bruscolini. E fu messo Ciro Ferrara, che portò la Juve nel baratro. Poi arrivò Zaccherone. Poi fu inserito, perché in quel periodo si trovavano gli accordi, Andrea Agnelli, il quale arriva con Del Neri, ve lo ricordate Del Neri? Altro settimo posto. Dopodiché ricomincia la risalita della Juventus, che poi a un certo punto, come nel 2006, ritorna giù. E chi è il denominatore comune? Elkan. Elkan ha un problema. Per lui la Juventus è un asset in perdita, perché lui sa che col calcio non si fanno soldi, ma non la può vendere, perché ricordatevi che una delle più grandi compagnie del mondo, la Microsoft, nel 2018, la Juventus, nel 2017 e nel 2015 se la voleva comprare la Juventus. Ma ci sono dei vincoli testamentari, per cui la Juventus non può essere venduta. Darla in gestione non se la prende la Microsoft, se la prende un imprenditore che non ha molti soldi. E tra l'altro non è appetibile una squadra italiana in gestione per tutto il sistema di tassazioni, per tutto quello che c'è. Quindi lui non può venderla e non riesce a darla in gestione, a fare la cosiddetta gestione del ramo affitto del ramo di azienda. Ma ad oggi la Juventus possiamo dire che è una società che dovrebbe essere economicamente ai livelli del Manchester City. Signori, fa parte dell'Exor che ha un utile di 5 miliardi di euro. La Juventus ha avuto 700 milioni di capitale sociale negli ultimi 2 anni. Chi ce l'ha avuti? Ma il suo proprietario, non è interessato ad una Juventus che forte, perché è un asset in perdita. E allora che fa il suo proprietario? La ributta giù. E tutto comincia con il licenziamento di Marotta. Io non sono sicuro che Marotta l'abbia fatto fuori Agnelli. Comincio a pensare che l'abbia fatto fuori Elkan, perché Marotta stava per fermare manovre suicide per la Juventus, quelle che avrebbero consentito ad Elkan di eliminare anche il cugino. Non sono sicuro che l'idea della Superlega fosse un'idea di Agnelli. La Superlega è un concetto molto americano, che a Elkan piacerebbe tantissimo, perché se crea una Superlega, un fatto privato, chiuso, un circolo chiuso, un circuito chiuso di squadre, fai tanti soldi. E qui in America, nella NFL, nella NBA, si fanno tanti soldi. Ci sono giocatori di football americano che guadagnano 60-70 milioni di euro netti all'anno, giocatori medi, ma ci sono soldi pazzeschi, in un sistema che non crollerà mai, perché è un sistema privato fatto di sponsorizzazioni. Nel baseball ci sono giocatori di baseball che prendono stipendi da 150-200 milioni di dollari. Quindi l'idea della Superlega era di Elkan, che poi è stato molto abile. Andrea Agnelli è un italiano. E il fallimento della Superlega è stato fatto ricadere su Andrea, abilmente, molto abilmente. Come molto abilmente sono stati licenziati gli allenatori che stavano per riportare la Juventus in auge, perché Sarri ci sarà stato sui coglioni a molti, ma comunque ti ha vinto uno scudetto in epoca Covid e ha perso una finale di Coppa Italia.
Pirlo sarà stato un allenatore non esperto, ma ti ha portato a casa una Supercoppa, una Coppa Italia, un quarto posto. Guarda caso, è stato richiamato un allenatore. Possibile che Allegri si sia imbrocchito? No? Io non credo all'imbrocchimento delle persone, ma credo al volontario ridimensionamento. A quello ci credo. E non è un caso che viene chiamato Allegri, gli viene fatto un contratto di 4 anni, dove gli viene detto che il primo anno non verrà giudicato. Non esiste. E lui al primo anno, in 3 mesi, fa fuori Ronaldo e Dybala. Saranno stati più bravi di Vlahovic e Chiesa, sì, eh. Boom, li fa fuori, pronti via. Arriva bene dalla Formula 1, che la prima dichiarazione che fa: io non capisco un cazzo di calcio. Bene, complimenti. E comincia il declino della Juventus. Perché la Juventus fino a Pirlo e Sarri qualcosa la vinceva. Invece con Allegri comincia un declino. E comincia, secondo voi, il declino perché si è imbrocchito Allegri? Signori, Inzaghi all'Inter, quando ha fatto cagare, ha avuto Marotta che gli ha detto: o cambi registro o io ti licenzio. E lui ha cambiato registro. Qui nessuno gliel'ha detto. E se nessuno gliel'ha detto, forse perché gli era stato detto di ridimensionare la Juventus. Lo so che sono affermazioni forti, ma il nesso logico c'è tutto. Perché altrimenti dobbiamo pensare che siamo pazzi. Elkan non è pazzo. Elkan sa che il ridimensionamento della Juventus a livello economico potrebbe aprire la strada alla presenza di imprenditori senza molti soldi che la vogliono prendere in gestione per poi rivalorizzarla. Perché lui non la può vendere, altrimenti sarebbe già della Microsoft la Juventus. Ma ci sono dei vincoli testamentari, perché l'avvocato Agnelli ha fatto tante cose belle per la Juventus in vita, ma ha fatto un errore. Da un punto di vista testamentario ne impedisce la vendita. Ma ad Elkan la Juventus non piace. Mettetevelo qui, perché se gli piacesse un po' sarebbe stato quello che avrebbe detto ad Allegri: hai rotto i coglioni. Sarebbe stato quello che, quando Allegri si è dimesso, gli avrebbe detto: va bene, addio. Sarebbe stato quello che avrebbe chiamato un direttore sportivo, perché Elkan e la Exxon sono aziende potentissime. Se ti chiamano loro, non c'è nessun direttore sportivo che ti dice di no. E vogliamo parlare dei processi sportivi? Come siamo arrivati ai processi sportivi? Altre intercettazioni. E vogliamo parlare del fatto che tutti sono stati assolti e solo la Juventus è stata condannata? C'è un precedente. E questo precedente ha lo stesso presidente, ha lo stesso proprietario. Scusate la rima. Perché io non credo che sia possibile ridurre una squadra ai minimi termini in questo modo, senza che nessuno ti impedisca di andare ancora giù. Lo puoi fare solo se la proprietà è d'accordo. Voi mi direte: ma adesso c'è Giunton, aspettiamo. E perché Giuntoli? Perché è uno che compra giocatori buoni a poco prezzo, perché non c'è la voglia di investire nella Juventus, è la proprietà che non vuole investire. E allora, quando tu non vuoi investire, se ho un ristorante, lo apro, e miracolosamente, perché forse ho dei bravi cuochi, non lo so, arrivano, da che il mio ristorante può avere 25 coperti al giorno, arrivano 300 clienti, io che faccio? Devo allargare il ristorante.
Però se vivo in un paese in cui tra tasse, spese, eccetera, eccetera, poco, non ci guadagno tutti questi soldi. Cioè se il conto, e purtroppo in Italia succede, mi dice che con un ristorante di 1.000 coperti, io le spese che ho tra camerieri, cuochi, locali, alla fine mi fanno guadagnare esattamente come, forse anche meno, di quando avevo il ristorante da 25 coperti, io lo riporto a 25 il ristorante. Con buona pace di quelli che si lamentano. Ed è quello che sta succedendo. Il ridimensionamento della Juventus. Perché è cosa nota che la Juventus, se lotta e compra giocatori importanti, spende comunque tantissimi soldi e anche se ne incassa di più, alla fine la differenza, l'utile, è lo stesso di quando spendi un po' meno e vinci un po' meno, o parecchio meno. E se il proprietario è uno che si è trovato proprietario e non è un appassionato, beh, 2 più 2 fa 4. Questa è una cosa voluta. E tra l'altro, signori, e chiudo, la Juventus è di Elkan. Oggi lui potrebbe scrivere in un commento sotto e dire: l'azienda è mia, io faccio quel cazzo che voglio, se a te non ti piace, vai a tifare un'altra squadra. Ma la situazione è questa. Non è casuale. C'è una proprietà che vuole tutto questo, perché altrimenti tutto questo si sarebbe potuto fermare e impedire se la proprietà lo avesse voluto. Quindi comincio a pensare che sia inutile farsi il fegato amaro finché la proprietà è questa. FGC, iscrivetevi al canale.